Cari amici, buonasera, mercoledì 15 febbraio, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 381. Grazie Alberto Molla in regia, Giovanni Rossi alle camere. Veniamo subito ai saluti. Buon compleanno a Francesco Togo, master dell'atletica settimese, lo vedete proprio adesso transitare, ripreso da Giovanni Rossi, che dopodomani, venerdì, compie 82 anni. È mica male, eh? Molto ben portati, come abbiamo visto da questo filmato. E poi un saluto alla piccola Emilia e a Paolo Germanetto, esordiente del Giordana Lombardi, che anche domenica ha gareggiato anche lui. Infine, ancora un saluto a Susi e a Maria Camalleri. Poi, complimenti a Sebastiano Spina, eletto sabato scorso nuovo presidente del Comitato Provinciale di Torino, dopo essere stato vicepresidente a fianco di Piero Proglio, che è presidente uscente, che chiude un po' una fase, un ciclo di 35 anni. Poi tra l'altro gli eletti consiglieri, Salvatore Piras, Serena Putinati, Letizia Rolfo, Walter Trabucco e Francesco Elifani. Buon lavoro a tutti e speriamo che Spina mercoledì prossimo sia ospite da noi. Gli ospiti di questa sera: Giuseppe Ruisi, che fa parte degli Orchi Trailer, un'associazione sportiva che pratica e promuove, come risulta evidente dal nome, la specialità del trail. È con noi per farci conoscere la prima edizione del Trail dei Massi Erratici a Villarbasse, in programma domenica prossima, 19 febbraio. E poi Diego Chirivì, atleta juniores del Custorino, che la scorsa settimana ad Ancona si è laureato campione italiano di marcia sui 5.000 metri. Complimenti. E poi Enzo Battiato, vicepresidente della società sportiva Filmar, che organizza la mezza da record Lanzo Caselle, in programma domenica 12 marzo. Questa sera ci anticipa le prime informazioni. Però veniamo subito al filmato del cross di Borgaretto, che si è disputato domenica scorsa, perché è stato un grande successo. Ovviamente le immagini sono di Giovanni Rossi, come vi ho anticipato. 534 classificati ufficiali, ma insieme ai non competitivi, che sarebbe secondo me più esatto dire non tesserati, si arriva quasi a 700. A proposito non tesserati e i non competitivi, volevo precisare che nelle immagini che vediamo molti partecipanti non hanno il pettorale di gara, sono loro che non appaiono nelle classifiche, ma che hanno gareggiato insieme alle categorie over 60, cioè da 60 anni in su. E questa secondo me è una scelta non condivisibile, ma ne parliamo poi dopo i risultati con i commenti. Primi a partire in 100 sono questi master, insieme, ripeto, ai non competitivi che non sono conteggiati. Vince, direi meglio, ritorna a vincere Carmelo Arcieri, atleta di casa, davanti al tranese Gennaro Castellaneta e al compagno Efisio Picci. Vedremo poi, ecco, questo è di nuovo Togo che vediamo transitare. Vedremo poi dopo l'ordine, l'arrivo ripreso da Giovanni Rossi. Tra l'altro nel montaggio il regista opportunamente ha tagliato i primi due atleti che hanno tagliato il traguardo, che non erano i competitivi, cioè erano non competitivi, e questo, per questo trovo da ridire su questa scelta, cioè di mettere insieme i non competitivi insieme ai tesserati, semplicemente perché non si distingue più l'ordine d'arrivo, cioè la classifica, perché se questi due che abbiamo visto non si vedono nelle immagini, perché in fase di montaggio, ecco, questo è l'arrivo di Carmelo Arcieri, il primo effettivo agonista a transitare primo sul traguardo. I due che erano davanti a lui, giovanotti, da notare che Carmelo Arcieri ha 60 anni, perciò è di un'altra categoria, questi due ragazzi giovani tra l'altro hanno smentito un po' la fama dei non competitivi, perché sono arrivati addirittura sgomitando, tant'è che dopo il traguardo uno addirittura caduto. Perciò direi all'organizzatore Aldo Riotti, che ha curato la manifestazione in un modo veramente egregio, noi parliamo poi del tracciato, qui vediamo già la seconda partenza dei 45, 50 e 55, erano in 128. Un tracciato che è favoloso per chi ama la corsa campestre, è proprio
non si può pretendere di più. Logistica impeccabile, premiazioni all'asciutto, al coperto, celeri, veloci, insomma, tutto, premiazioni anche ricche oltretutto. L'unico neo, che purtroppo riguarda soltanto però i sessantenni, è quello appunto di questa partenza insieme ai non competitivi. Tant'è che poi durante la gara dei sessantenni si sono visti passare davanti dei giovanotti che senza pettorale, però, che a quel punto lì sono fuori gara, però in quanto non competitivi in teoria dovrebbero andare a passeggio, no? Questa è un'anomalia che secondo me è da correggere. E, ripeto, ritorniamo a questa frazione, ha vinto Luca Cerva, che abbiamo visto appena inquadrato, Del Forno, su Walter Viceconte, Valsusa Running e Maurizio Meoli Tranese. Terzi a partire, i concorrenti sotto i 45 anni, e la partenza successiva, dove ha vinto il giovane pinerolese Diego Ras, davanti ad Antonio Giardiello, Montemiletto, e Alessandro Patrucco, Alpi Apoane. Tra l'altro c'è poi come ultima partenza la gara femminile, che ha schierato 69 donne, e lo vediamo poi dopo. Però voglio scusarmi con le donne 60 e oltre, qui l'arrivo di Cerva. Voglio scusarmi con le donne 60 e oltre perché non sono state riprese da Giovanni Rossi, che però non sapeva che sono partite prima della frazione femminile, insieme all'allieve. Anche questa direi che è un'idea curiosa, per non dire altro, in quanto le allieve erano in 4 e le master in 12, per un totale di 16 partenti. A questo punto, secondo me, era meglio far partire i 5 allievi e le 4 allieve insieme, piuttosto di dividere in due tronconi le donne, no? Comunque, tutte sono scelte che, se sono state prese, vuol dire che sono state così ragionate. Ecco, questa è appunto la penultima partenza, ultima degli adulti, dove ha vinto il pinerolese Diego Ras. E poi dopo ancora ci sarà la gara femminile. Ecco, io vorrei, mentre aspettiamo la successiva gara al femminile, vorrei chiedere a Enzo Battiato, che era sul campo gara non in veste di giudice, perché sei anche giudice, sì, giudice di gara, però eri in veste di osservatore, cosa ne pensi di questa partecipazione competitivi, no, insieme ai non competitivi? Beh, intanto la scelta di farli correre negli over 60 è perché l'idea era proprio che fossero dei non competitivi che insieme ai master 60 potevano andar bene. No. In realtà erano presenti dei ragazzotti dell'esercito che quindi hanno un pochino dato un'impronta diversa alla gara. Bisogna anche capire questo. Noi ormai abbiamo, parlo del over, abbiamo una mentalità agonistica distorta. Ognuno fa la sua gara in base alla categoria. I 60 avranno da battagliare tra i sessantenni, i 65 anni idem, 70 e 75, ecco qui è l'arrivo di Diego Ras. È ovvio che ognuno ha il suo avversario da guardare. Essere così non disturbati, ma comunque affiancati da giovani che falsano un po' l'arrivo, secondo, ecco, adesso vorrei sospendere questa polemica, però hai già dato un giudizio molto oculato. Queste sono le donne, ovviamente fino ai 60 anni, da 18 fino a 60 anni, e erano i 69. Domina il campo la cusina Giorgia Morano, che vedremo poi arrivare, adesso è nettamente più forte, sulla compagna Fabiola Conti, sempre del Custorino, e la borgarettese Elisa Sartoretto. Ecco, vorrei chiedere sempre a Enzo Battiato un parere sull'organizzazione. Concordi nel fatto che è veramente perfetta? Secondo me sì, assolutamente. E invece volevo tornare sul discorso delle partenze. Sì. Il programma orario era quello e andava rispettato. Se ci fosse stata un'affluenza maggiore, andava bene quell'orario. È chiaro che loro non si aspettavano un numero così basso di concorrenti in alcune categorie, però l'orario va rispettato dal regolamento. Ma il raggruppamento, questo scorporamento delle donne over 60,
dalle donne fino ai 60 ha ragione d'essere? Insomma, ci deve essere una ragione, o le reputi talmente inferiori, mentre invece vi ricordo che lì gareggiavano la Manzone, la Navacchia, che arrivano tanto davanti a tante giovincelle. È stata una scelta, una volta approvato il dispositivo da parte della federazione va rispettato quell'orario lì. E quindi... E comunque, insomma, le statistiche ci sono, bisognerebbe dare anche un'occhiatina quando si stilano questi orari, magari dare un'occhiatina alle statistiche dei partecipanti. E i partecipanti master sono quelli più... Probabilmente è stato fatto, ma l'affluenza è stata inferiore probabilmente alla statistica. Tra l'altro nella notizia, nei saluti, ho così fatto gli auguri a Sebastiano Spina. Cosa ne pensi di questa elezione? È una buona cosa, nel senso che Sebastiano è una persona competente che può oltretutto deve avere anche esperienza, perché era come vicepresidente, l'esperienza ce l'ha, e come, per 4 anni, e perciò dovrebbe essere ampiamente collaudato. Tu daresti se dovessi dare un consiglio a Sebastiano, visto che anche tu hai una militanza, a parte il fatto che adesso eri nelle ultime regionali, eri un po' dall'altra parte della barricata della squadra che ha vinto poi in pratica, però dovessi dare un consiglio a Sebastiano? Fare le cose che sa fare. Questo è già lapidario, ma veramente... No, ma è una persona capace. Molto bene, lo vedremo all'opera e mercoledì soprattutto chiederemo a lui il suo programma. Per adesso noi abbiamo in programma un minutino di pubblicità, aspettateci. Oggi è il compleanno anche di... Seconda parte di Piemonte in corsa, mercoledì 15 febbraio. Qualche risultato: a Bairo, cross canavesano WISP con 340 classificati, prima batteria da 18:54 in 125, vinta dall'aostano Eric Rosaire del Pont, abbiamo la foto, sul compagno Mathieu Courtois e terzo Alfonso Bracco del team d'Urbano. La seconda batteria, 55 e oltre, erano in 78, vinta dal 60enne Bruno Bianco della Bairese. Allo sprint sul 55enne Gennaro Sorrentino Venturoli. Terzo Mario Meneghetti Venaria. Partenza unica per le 46 donne. Vince la ostana Gaia Colli del Pont su Elisa Terrazzino del Monte Rosa e Elisa Rullo Tiger. Il cross di Masserano ha ospitato quest'anno il Festival delle Staffette di Cross, valido come campionato regionale per tutte le categorie. Al femminile, nell'assoluto, doppietta del Saluzzo con due sue staffette, al primo e secondo posto, seguita dall'Atletica Canavesana. Il team vincitore era composto da Camilla Pereno, vediamo Valentina Gemetto, una delle componenti, Lorenza Beccaria e Flavia Boglione. Nelle cadette, successo del runner team Maddalena Vasiliu, Chiara Copelli, Federica Pagliassotto. Il custodino con Amira Ciannufi, Francesca Rondelli e Irene Guidoni vince nelle ragazze. Al maschile, negli assoluti, Gio Rivera conferma il 2016, ecco, li vediamo schierati, con Francesco Genova, Enrico Oddone, Cesare Curtabbi e Alessandro Boschis. I giovani, vediamo la partenza, vittoria cadetti per la Valle Varaita, Elia Mattio, Alberto Giolitti, Simone Giolitti. Borgaretto nei ragazzi con Emanuele Peano, Gioele Vanone, Omodeo e Edoardo Siliquini. Bene Diego, a te questi risultati non riguardano. Tu hai mai fatto corse campestri, corsa su strada? Sì, ho fatto il cross del Tecnoparco da primo anno cadetto. Primo anno cadetto, quanti anni fa? Adesso sono 17, quindi quando ero cadetto quanti anni avevo? Quattro in meno. 4 anni meno. Sì. E
come mai non hai mai più praticato? Non te lo senti? No, perché poi mi continuavo a seguire sulla corsa Crepaldi, ero Safa Atletica allora, un responsabile della Safa, Riccardo Frati, mi aveva consigliato di iniziare a fare marcia con un allenatore, si chiamava Arnaldo Mirabelli, che tuttora mi allena. Pian piano ho iniziato a fare marcia, sia marcia che corsa, finché poi non mi sono dedicato totalmente alla marcia. E i risultati cominciano ad arrivare, noi vediamo qualche foto tua, però inizio subito con una curiosità. Allora, nel sito della FIDAL c'è il commento, sorpresa sui 5.000 metri di marcia, quando è uscita la notizia del tuo risultato, sorpresa sui 5.000 di marcia per Diego Chirivì, classe 99, al primo anno di categoria juniores. Adesso bisogna sottolinearlo, questo è il primo anno, vincere un titolo italiano è sempre molto, molto eloquente, eccetera eccetera, realizza il suo primato personale indoor, primo tricolore di carriera. Allora ti vorrei chiedere, ti ha infastidito questo sorpresa sui 5.000 oppure è stata anche una sorpresa per te? No, ma assolutamente no, anche perché è stata una sorpresa, l'ho detto io come prima persona. Io sono andato lì puntando al massimo un podio, anche perché sinceramente come gara la 5 non era stata molto preparata. Ho fatto dei lavori in quel mese per quella gara, però come obiettivo stagionale ci puntavamo molto poco, anche perché il mio allenatore in quel periodo ha avuto dei problemi, che peraltro ancora adesso fisici. E quindi sono andato lì con la consapevolezza, comunque qualcosa nelle gambe ce l'avevo, però non avrei mai potuto puntare a una vittoria, perché sapevo esserci gente molto più forte di me. Poi la gara è andata come è andata, abbiamo fatto una partenza molto lenta, verso il secondo chilometro e mezzo è stato squalificato un ragazzo che aveva il secondo accredito, io ero col quarto accredito. Questo ragazzo, quando è rientrato, perché è stato squalificato per 60 secondi, è rientrato più o meno il giro dopo. Quando è rientrato, allora il primo, che è un ragazzo classe 98, che è un campione italiano sia indoor che outdoor dell'anno precedente, ha iniziato ad attaccarsi a questo ragazzo, perché questo ragazzo ha iniziato a aumentare il ritmo. Allora io mi sono attaccato, abbiamo iniziato a fare il vuoto dietro. Ad un certo punto questo ragazzo del 98, Giacomo Brandi, ha aumentato il passo, sempre più forte, io sono stato dietro, abbiamo lasciato dietro anche questo ragazzo che era stato squalificato, poi da lì abbiamo fatto assieme circa 2-3 giri finché anche lui è stato fermato per 60 secondi e poi da lì la gara è stata più che altro controllare la tecnica e cercare di arrivare. Io vorrei chiedere a Alberto se riesce a compiere il miracolo di mandarmi in onda la foto di Diego mentre taglia il traguardo. Perché eccolo qua, grazie Alberto, hai una grinta paurosa. Non c'è molta sorpresa però in quella grinta, lì c'è piuttosto porco Giuda, ce l'ho fatta. Sì, perché comunque poi la gara, quando ho visto che comunque la gara stava andando bene, ho iniziato a pensare a cercare di stare molto, molto davanti e quindi fin dall'inizio, quando ho visto che la gara si stava svolgendo in maniera tattica, si stava andando molto, ma davvero molto piano, cioè 4.40 per un 5.000 indoor sono dei ritmi davvero molto, molto blandi. Sapevo, io non ci riesco ad andare neppure di corsa, pensa a te. Sapevo che comunque sarebbe partita la gara, perché è impensabile che tutti sono in una condizione di 4.40. Quindi sì, ho cercato di tenermi davvero tantissimo la prima parte della gara, ma davvero molto. Ogni rettilineo la gente cercava di mettersi davanti, non a tirare, però comunque a stare nelle prime posizioni. Io ho cercato di non fare quei movimenti perché comunque ti fanno perdere, accelerare, decelerare, sono stato sempre lì fermo. Ho preso anche qualche gomitata, ma qualcuno l'ho data a un certo punto per rimanere giusto, lì. Giusto. E poi niente, poi quando la gara è andata come è andata è stata davvero una svolta, soprattutto nella mia carriera sportiva, anche se carriera non penso si possa chiamare. Beh, comunque adesso ti sei montato la testa o hai già un prossimo obiettivo? No, ma assolutamente no, ci mancherebbe. No, come ci mancherebbe, guarda, il titolo italiano è sì, prestigioso. Sono felice. Per però... un ragazzo come te, junior, soprattutto una categoria, al primo anno, cioè junior si comincia a fare sul serio. Tra l'altro, confesso la mia ignoranza, funziona le squalifiche
temporanee, funzionano come nel pallanuoto, non lo sapevo questo, devi star fermo? No, sì, ma è stata una regola introdotta da pochissimo, se non sbaglio un anno e mezzo quasi. Ah, boh, allora sono ignorante da poco. Sì, nella 5 km alla terza munizione hai devi stare fermo per 60 secondi, nella 10 per 120 secondi, sarebbe un minuto e buono, 2 minuti. Un'ottima iniziativa, perché essere squalificati nella marcia, come capita su strada, che ti sbattono fuori magari che mancano un chilometro all'arrivo, è la cosa più frustrante. Non ti frustra il fatto che un arbitro ci sia, un arbitro a giudicare come marci tu? È frustrante oppure accetti come regola? No, ma penso sia una cosa giustissima, anche perché io quando ho iniziato a marciare la tecnica non era delle migliori, neanche adesso delle migliori penso, però comunque va molto meglio rispetto a prima. Io a Milano ai campionati nazionali stavo facendo un'ottima gara, stavo andando circa 2 minuti sotto il personale al 9 chilometro, dopo che avevo preso un gruppetto, ci avevo perso 3 chilometri con un affanno molto alto per prenderlo, sono stato squalificato al 9 chilometro e guardarseli passare davanti, no. Non so se era meglio essere stato squalificato. E nella marcia purtroppo bisogna mettere anche questa componente, questa però variabile. Tra l'altro non ti ho chiesto chi ti allena adesso. Sebastiano Spina. Ma no, l'abbiamo evocato tanto che va bene, allora un altro argomento da intervistarlo. So che è un tecnico valido, però non lo sapevo, guarda. No, mi allena sia lui che Arnaldo Mirabelli, comunque il mio allenatore da quando ho iniziato, però adesso sta avendo dei problemi fisici appunto e quindi si è. Mi sono avvicinato anche a Sebastiano Spina. E come hai iniziato tu la marcia? Come il tuo approccio all'atletica è stato subito con la marcia oppure è stata, poi sei stato dirottato, come mi hai accennato, dopo il cross? No, ho iniziato con la corsa perché vedevo mio padre che correva, mi piaceva anche a me. Poi da lì. Sì, mi hanno detto che è un maratoneta anche. Sì, è campione regionale quest'anno a 2 ore 48 e 50. Ho invitato anche il papà, poi invece per impegni no, di lavoro. Sì, in montagna non può venire. Sarà per la prossima volta, magari anche lui vincerà l'italiano e allora poi sarà la volta buona. E dicevamo, com'è che hai avuto l'approccio alla marcia? Perché appunto questo mio dirigente della SAFA, quando ancora ero SAFA, mi chiedeva sempre di iniziare. Ho iniziato a fare 2 gare all'inizio, non mi stava appassionando molto, poi però ho continuato a farlo, mi piaceva sempre di più. Poi una gara proprio ricordo è stata la Coppa delle Regioni, poi da lì ho cercato di fare il minimo per gli italiani cadetti, non sono riuscito a farlo, però forse è stato anche un bene perché poi ho avuto davvero tanta voglia quell'inverno. Certo. E l'anno dopo sono andato subito ad Ancona, dove sono arrivato 7º, al primo anno allievi. Come i tuoi allenamenti in cosa consistono? Cioè in quanta frequenza? Faccio 2 allenamenti in pista, di solito il martedì o il giovedì, adesso con il cambio allenatore li sto cambiando un po' i giorni. Tutti gli altri sono più sui lunghi, 15 km, 10 km fuori, magari qualche volta con qualche variazione, però gli allenamenti sono sempre quelli. Il martedì faccio dei lavori sulla frequenza prolungata e invece il giovedì più che altro ripetute corte che possono essere dei 1000. Scuola come la mettiamo? Ci vado perché ci devo andare. Giusto, mi piace. No, non mi piace molto, però comunque sono sempre passato. Bene, bene, ecco, allora rientri nella normalità. Ragazza c'è già? Sì. Benissimo, anche quello, normalità, molto bene. Hai tutti i numeri per diventare un campione. L'unica cosa che ti volevo chiedere, ma non ti voglio mettere in difficoltà, i rapporti con la SAFA, perché so che tra SAFA e CUS. No, io mi sono sempre trovato bene anche con la SAFA, però il mio allenatore ha deciso di cambiare, io l'ho seguito perché mi trovo bene con lui. Benissimo, ottimo, diplomatico sto ragazzo qui, farà molta strada e non di marcia, farà proprio strada nella vita. Noi facciamo strada con un minutino di pubblicità, aspettateci.
Ben ritrovati, terza parte di mercoledì 15 febbraio. Bene, prossime gare, Venaria, primo cross reale, gara del circuito WISP, iscrizioni entro venerdì sera. A Saluzzo, primo cross di Saluzzo, campionato di società, assoluto. Seconda prova di campionato individuale, assoluto. Avigliano Biellese, tredicesimo cross Cascina Torta, campionato provinciale, giovanile e master. Bene, Giuseppe Luisi. Anche tu sei un appassionato di montagna, veramente sì. Da lunga data hai iniziato con la montagna e proprio con questi Orchi Trailer siete venuti per altre sì, manifestazioni. Siamo venuti qui anche da voi. Esatto. E, spiega di nuovo questo, abbiamo qualche foto da far vedere che non vieni solo a presentare gare, ma sei anche proprio un praticante della montagna. Sì, la società è nata come network di amici che facevano corse in montagna nel 2000, fine del 2008, ma ci siamo presentati come società nel 2012. È nata questa società con un direttivo e uno statuto che si prefigge gli sport in ambiente naturale, quindi nel nostro statuto ci sono anche ciclismo, c'è triathlon, ecco, Giuseppe, c'è corsa in montagna. Ti interrompo soltanto per far notare che il secondo da sinistra è Praturlon, Fiorenzo Praturlon, che è morto tragicamente nel 12 dicembre del 2016. Ecco, possono capitare queste disgrazie, anche se c'è tutta la sicurezza, la normativa. Ecco, proprio abbiamo una clip di una trasmissione del 1999, luglio 99, dove Fiorenzo veniva a presentare proprio una corsa a staffetta. Il trofeo bello. Il trofeo bello, dove lui rimarca proprio il fatto della sicurezza, poi purtroppo il destino ha voluto diversamente. Puoi mandarlo, Alberto? Grazie. Comitato organizzativo, sì. Ma non sei solo. Dunque, come hanno organizzato la cosa? Storaro, Bello, Soncin e c'è anche Milan e tutti gli amici di Pianezza. Sì, il nostro gruppo. Bello, ecco, papà di Renzo. Ecco, Bello ha voluto prendersi l'onore e l'onere. L'onore e l'onere di organizzare questa cosa, ha preso l'occasione per onorare il fratello. Bello, Guido Bello, in modo molto simpatico, molto bello. Per noi è un po' di simpatico. Parliamo delle premiazioni. Ecco. Vedo qui dunque, abbiamo fatto fare una maglia. Qui la faccio vedere io. Che Silvio Cocchis è un artista in queste cose a inquadrare. Eccolo qui. Ecco, trofeo Guido Bello. Ha la medaglia d'oro da 21, alla seconda classificata in assoluto. La medaglia d'oro da 19. Due medaglie d'oro? Due, sì. Certo, i due staffettisti da 19 e ai terzi da 17. E poi altri? Praticamente tutti gli altri verranno premiati con una medaglia d'oro da 15, per tutti. Quindi Bello ha voluto fare le cose molto, molto in grande, proprio per onorare al massimo la cosa. Molto bene. E, diciamo che questa staffetta è una cosa estrema, diciamo che sono oltre 3.000 metri di dislivello, per cui noi sono tre settimane che andiamo su e giù da Rocciamelone a mettere tutti i picchetti, le cose, perché deve essere al massimo della sicurezza, per cui alle 15 staffette chiudiamo il numero, perché proprio per la sicurezza, perché gli ultimi sono 13 staffette, allora, per cui c'è ancora 2-3 staffette libere. Purtroppo, vedete, anche lui sottolineava la sicurezza, voi tra l'altro, ne approfitto per dire, avete già chiuso a 300. Abbiamo chiuso a 300, volevo dire che la staffetta di cui parlava era, si saliva su Rocciamelone e poi l'altro staffettista scendeva, quindi uno saliva e l'altro scendeva. Esatto. Tu hai mai, purtroppo devo ricordare che è morto anche Roberto Rolfini insieme a Fiorenzo, ecco, però non avete mai timore che possa capitare qualcosa? Ma gli incidenti in montagna, Eugenio, succedono, quindi cosa fate per prevenire eventuali? Per prevenire devi avere l'attrezzatura adeguata per fare queste escursioni, così come
la coscienza ti dice, quindi se c'è la neve devi portarti i ramponi, se vai in montagna, se fai alpinismo devi essere attrezzato come si deve. Quindi, questo però, il vostro trail, questa prima edizione nel quale vediamo sì, questa era la prova che abbiamo fatto a gennaio con gli amici che hanno voluto provare il percorso prima della manifestazione. Questa è la partenza, si parte da Via Rosta a Villarbasse, frazione Corbiglia, attaccato alla provinciale, e questa è la partenza. Dopodiché si va Cresta Grande. Dopo pochi chilometri, pochi metri di asfalto ci si mette già nei sentieri che portano sulla collina morenica di Villarbasse, Reano. Si raggiunge la Cresta Grande, si tocca il lago Pessina, per chi è della zona lo conosce e bene. E poi c'è il primo masso. Esatto, qui c'è il primo masso, è il primo masso errato che si chiama, che è il più grande, uno dei più grandi, che si chiama Pera Grossa. E dopodiché su Cresta si raggiungono il... In mezzo a un campo la Pera Sgaroira. Si raggiunge la Pera Sgaroira, che è un altro masso erratico portato da questi detriti dell'antico ghiacciaio che scendeva dalla Valle di Susa. Si raggiunge qui nel video il Moncuni, che c'è una bella vista sull'anfiteatro dei laghi di Avigliana, ecco qui. Si arriva da sotto. 641 metri, neanche tanto 600, basso. Sì, 636 metri di livello del mare. La gara in tutto somma 600 metri di dislivello positivo su uno sviluppo di 23 km. Ecco, scusa, è Giuseppe, molto corribile. Sì. Cos'è, sul sentiero o correte sul sporco? Questo è sentiero, stiamo salendo qui al Moncuni da dietro praticamente, siamo su quello laggiù è il lago di Avigliana, si vede benissimo. Ah, che bello. Dietro ci sono le montagne, speriamo sia una bella giornata il giorno della manifestazione. Ma come lo segnate? È tutto segnato, sì, è tutto segnato con bandelle rosse. E abbiamo ben 40 volontari sul percorso, siccome è pieno di bivi, pieno di sentieri, abbiamo tante persone sul percorso. Prevedete una bella giornata, almeno? Dovrebbe essere una bella giornata. Previsioni comunque, neve non ce n'è, quindi il percorso è sicuro, molto corribile. Diciamo che anche quelli che fanno strada correranno, sì, daranno il filo da torcere a quelli che fanno trail di mestiere, via. Qui sembra bello pulito. Questa è la discesa dal Moncuni, molto un po' ripida, la parte dove noi la chiamiamo delle radici. Qui segna che c'è anche un ristoro, possibile? Il ristoro, ce ne sono due ristori, sull'attraversamento della provinciale che da Reano porta a Buttigliera, all'andata, quindi all'ottavo chilometro, e al ritorno si riattraversa la provinciale, siamo intorno al sedicesimo chilometro. Perché quindi, bisogna dire, non l'ho detto, sono 23 chilometri. 23 chilometri, sì. Diciamo che all'inizio stagione, per chi vuole preparare le maratone che ci sono già a marzo o chi prepara i trail nella stagione di luglio, va molto bene. Quindi il successo probabilmente è stato anche dovuto a quello. Ha una approvazione solo WISP, perché è del circuito WISP, vero? È il circuito WISP, sì, è la prima edizione, quindi abbiamo voluto fare una cosa, diciamo, non troppo carica di struttura, per cui ci siamo appoggiati alla WISP per l'affiliazione alla manifestazione. Non pensavamo di avere così tante adesioni, tant'è che abbiamo dovuto respingere alcuni che hanno voluto iscriversi perché non... Ma io direi con giudizio, perché alla prima edizione troppi. Come te lo spieghi questo successo? Tu sei un trailerista e allora magari non te lo poni. Allora, sono i fattori, secondo me sono diversi. Sono innanzitutto la stagione, inizio stagione, non ci sono manifestazioni di questo genere. Diciamo che è un po' di anni anche che il meteo è abbordabile, non fa tanto freddo. Dopodiché siamo vicini a Torino, dopodiché una gara che è molto veloce, quindi va bene anche per chi fa strada e sta preparando le maratone che stanno per arrivare. E il posto è molto bello, la collina morenica che da Rivoli porta da Avigliana è magnifica. Non stiamo facendo uno spot, perché tanto ormai le iscrizioni sono chiuse. Giovani però ne avete? Sì, ci sono giovani, insomma,
degli anni, ma che fanno trail degli anni 80, dall'85 all'89 qualcuno c'è, sì. Allora non c'è Diego, non ci sei tu? No, no, è troppo giovane lui. Ma c'è un limite anche, volesse partecipare fino ai 18, devi avere il maggiore 18 anni. Ah, 18 anni, devi aspettare ancora un anno, porta pazienza. Beh, ti vinci ancora un titolo su marcia, poi telefoni a Giuseppe e lui ti accompagna sulle colline. Però non ti viene mai voglia di vedere questi panorami, non ti viene voglia di correre. Sì, sai, sì. Tu fai marcia, palazzetto dello sport, oppure, vabbè, no, se fate su strada, panorami ne vedete anche voi. A me più o meno. Io gli allenamenti li faccio sempre attorno a Ruffini, quindi il percorso è sempre quello. Sempre quello. E di gare su strada ce ne sono poche, poi comunque è un giro da 2 chilometri, quindi vedi sempre lo stesso tratto. Allora, Giuseppe, i tuoi giovani li porti anche in montagna, oppure anche, mi accennavi prima che avevi dei giovani. No, io l'aiuto i ragazzi del Murialdo in pista. Ah, allora, già. Aiuto, do Murialdo, una mano. Un nome e una garanzia. È un altro di quelle fucine che poi forgiano. E poi passano o al Custorino o alla Saf Atletica, adesso Saf Atletica Piemonte. Ma dalla pista Wisp le montagne si vedono, quindi voglia di andare in montagna ce l'hanno. È bello, sì, difatti quando passo davanti dico, ma guarda che fortuna allenarsi qui. È vero, ma è molto bella quella pista lì. È molto bella. E beh, almeno ce la mettiamo sempre che non abbiamo impianti a Torino, andiamo a Rivoli. Bene, noi invece per vedere un minutino di pubblicità non ci muoviamo. State lì sulla poltrona e poi aspettateci. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 15 febbraio. Enzo Battiato. Allora, associazione Filmar, un'associazione sportiva Filmar, Running, sei vicepresidente, da quanto tempo? Da quando è nata, dal 2010. Allora, magari sei sponsor anche della Filmar e ti hanno messo l'incarico da vice perché hai tirato fuori sgravi. Siamo fondatori, quindi. E con chi? Il presidente chi è? È Luca Mingrone. Ah, è già stato che è venuto ospite in trasmissione l'altro anno. Me lo ricordo. Esatto. E adesso vi buttate con questa prima edizione Corri col treno, che poi Corri col treno, no, scusa, è un lapsus, è un lapis perché ho una clip proprio del 2004 di La Corri col treno, ecco perché il lapis. È una ripresa allora della Corri col treno o dico una bestemmia? No, diciamo che ecco, l'ispirazione è quella. Questa è la Corri col treno dove tra l'altro era anche prova dei sindaci, campionato esatto, italiano dei sindaci esatto, d'Italia ovviamente. E degli amministratori. Da Luigi Chiappero che era un vulcano, allora era esatto, sindaco di Cirié. Aveva riscosso un grande successo, poi fatto qualche anno, questo è del 2004, poi non si è più organizzata, ecco, tutto lì. Adesso voi l'avete ripresa come idea? Sì, l'abbiamo ripresa come idea, questa in realtà è la terza edizione. Il primo anno anche noi abbiamo fatto l'esperimento con l'ente di promozione sportiva WISP per cercare di fare le cose un pochino più tranquille. L'altro anno la prima edizione FIDAL, quest'anno siamo alla seconda edizione nazionale e quindi un'esperienza. Lo scorso anno era sotto la pioggia, se non sbaglio?
No, 2 anni fa. Sotto la pioggia. Perché mi ricordo era venuto a promuoverla. 2 anni fa. Avevamo mandato, l'anno scorso è venuto a promuoverla, avevamo mandato un filmato della precedente edizione. Ecco, che pioveva, esatto. Che pioveva, tra l'altro. Avete avuto successo? Beh, diciamo che il riscontro degli iscritti del primo anno è stato soddisfacente. L'altro anno noi ci aspettavamo qualcosina in più, però la data che ci è stata assegnata dalla federazione del 25 aprile è una data un pochino magari non proprio adatta per una manifestazione come la nostra. E quindi il numero è stato anticipato di molto. 12 marzo l'abbiamo anticipata di molto per diciamo collocarci all'interno del calendario in una posizione diciamo tranquilla rispetto alle altre mezze maratone. Ma che arriveranno dopo. Certificata? La nostra è omologata, sì, fascia B. Sì, perché ormai bisogna spiegare, tu che sei giudice anche, ribadisci che adesso le mezze maratone e le maratone sono tutte nazionali. Tutte nazionali. Tutte nazionali e devono essere comunque omologate se si vuole la certificazione del tempo. Il del che cronico. Tradotto in termini economici significa che sono abbastanza onerose. Beh, è chiaro che la certificazione ha un costo perché c'è un professionista della federazione che viene a misurare il percorso e quindi ci sono diciamo, delle spese da affrontare. Domanda provocatoria, visto che la prima edizione avevate solo richiesto l'approvazione WISP, poi ha influito una decisione, cioè di farla FIDAL ovviamente come questa addirittura nazionale, ma ha avuto peso il fatto, la circostanza che tu sia un giudice FIDAL? No, assolutamente no. È una scelta che abbiamo fatto insieme, il comitato organizzatore, quindi le due società che partecipano all'organizzazione, abbiamo in comunione deciso di farla FIDAL e non WISP. Beh, veniamo un po' a conoscere allora, una mezza da record, innanzitutto perché una mezza da record? Una mezza da record perché il percorso agevola sicuramente un passo migliore e quindi c'è una buona possibilità che ognuno possa battere il proprio personale. Perché tradotto, spieghiamo, si parte da Lanzo. Si parte da Lanzo e si arriva a Caselle. Traguardo finale. Esatto. Qui invece si parlava di Torino, se non sbaglio, no? E qui sì, si partiva da Germagnano nei primi anni e si arrivava a Torino. C'era una partenza intermedia da Cirié, che era un po' più corta, un anno la si è fatta forse anche da Caselle, per gli amministratori, per fare 10 km. Però partiva, i primi anni partiva da Germagnano. E come funziona la logistica? Dovendo partire da Lanzo e arrivare a Caselle, il trasporto? Allora, tutti i concorrenti hanno il trasporto via treno, che arriva. Il trasporto via treno gratis, perché è compreso nell'iscrizione, quindi treno si presenta, parte da Caselle, che parte da Caselle, ma non solo, chi ritira il pettorale ad esempio il giorno prima ha la possibilità con il pettorale di partire dove sia alla stazione d'Ora, lo possono ritirare a Caselle dalle 10 alle 18 al Bar Ridi vicino alla vecchia stazione di Caselle e quindi la mattina successiva sono liberi di prendere il treno addirittura da Torino, dalla stazione d'Ora o dalla stazione di Mandone di Campagna, esibendo ovviamente il pettorale di gara. E si arriva a Lanzo. E si arriva a Lanzo, dove c'è il servizio comunque dei bagagli, e quindi ci che si cambia. Poi caricare ovviamente. Noi li caricheremo e li porteremo a Caselle all'arrivo. All'arrivo. Entro quanto tempo hanno per cambiarsi? Allora, il primo treno parte da Caselle alle 8 e arriva a Lanzo alle 8.36. E il secondo treno parte quanto alle 9. Ci impiega? 36 minuti. 36 minuti. 36 minuti. E il secondo parte alle 9, arriva alle 9.36, la partenza è alle 10. Alle 10. In realtà i concorrenti si cambiano sul treno, quindi è molto bello vedere arrivare il treno alla stazione di Lanzo, si aprono le porte e escono tutti i podisti già pronti per partire, pronti. Con lo zainetto da consegnare alla consegna bagagli per il trasporto. Quindi è carino, è bello. Il
il vagone riservato alle donne è quello agli uomini, perché altrimenti diventa... Vabbè, ma i podisti non fanno distinzione. Un tragitto luci rosse. Ma no. No, dici di no. No. C'è la concentrazione già verso la prestazione. Vediamo il rosso dappertutto. Sì. No, però è importante una cosa. Certificata, come avete fatto? Questi giudici come hanno fatto, misuratori? Penso che ci sia comunanza. Esatto. Lo conosco da molto tempo, è precisissimo. Hanno ma come proprio partire da... Perché è calibrata, hanno la bicicletta calibrata, e viene misurato ogni 1000 metri... viene piantato il chiodo per terra, come si è sempre fatto, chilometro per chilometro. Traguardo caselle, quando si arriva le premiazioni tutte verranno officiate lì sul posto? È tutto lì sul posto, noi arriviamo praticamente alle scuole di caselle, dove c'è un palazzetto dello sport con le docce e gli spogliatoi, e all'interno del palazzetto faremo la premiazione subito dopo l'arrivo. Sono 21 km 0,97. Esatto. Ed è una... Pacco Gara, c'è un capo tecnico? Esatto, daremo, primi 600 iscritti. Esatto, daremo uno zainetto con probabilmente anche dei prodotti, dei gadget. La scadenza delle iscrizioni? La scadenza delle iscrizioni, oggi scade la promozione alla quota agevolata per i gruppi minimo 10 iscritti. A mezzanotte? Sì, sì. Avete quindi tempo, 2-3 ore tempo ancora per iscrivervi. Poi passa a 20 euro fino al giorno, giorno di scadenza della federazione. Il giorno della gara ci si può ancora iscrivere un'ora prima della partenza a 25 euro. C'è il chip, ovviamente. Ovviamente c'è il chip. E avete già qualche nome? Abbiamo qualche top runner, il campione italiano di maratona Nazef Ahmed, e l'olimpionica Katrin Bertone, insomma, dovrebbero aprire la strada sia maschile che femminile. Chissà se ci sarà anche il campione italiano juniores, Diego Chirivì. No? No, non penso. Mai fatti, 21 km mai fatti? Sono in allenamento, anche 25. Ah, l'hai fatti allora? Sì, 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 però okay. Non in gara. Ma voi fino a che misura arrivate? A 50, da promessi, dalla promessa. Ma juniores? 20. 20, insomma, è già una bella tirata a 20 km. Sì. Tu li hai già fatti? Ho fatto in allenamento qualche volta 20 ed una volta un variato da 25. In gara no. No, perché è il primo anno, già giusto? Sì, se sì, è sì. Il primo anno. Arriverà a Cassino tra qualche mese. Benissimo, allora tra qualche mese avremo di nuovo Diego Chirivì qui, campione italiano, sui 20 km. Un grosso augurio, guarda, lo dico a tutti i giovani che si siedono qui, guardate che qui comincia la vera carriera, fanno tutti un salto di qualità, poi tutti i nomi. Intanto Eugenio Bocchino ringrazia gli ospiti di questa sera, Giuseppe Ruisi, che non vi dà appuntamento se volete iscrivervi, ormai sono chiusi le iscrizioni, però vi dà appuntamento per andare a vedere la gara degli Orchi Trailers a Villarbasse, prima edizione. Diego Chirivì, nostro nuovo campione italiano di marzo sui 5000 metri, Enzo Battiato, che vi dà appuntamento però il 12 marzo, intanto verrà poi un altro esponente a illustrarlo proprio prima del 12 marzo, della vostra mezza da record. Eugenio Bocchino vi dà appuntamento mercoledì prossimo e vi lascia con la solita massima: ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino, notte.